Siglem mi ha mandato più di 200 euro di trucchi. Sistemiamoli insieme nella mia nuova postazione trucco. Ho già cacciato qualcosina, ma il bello è ancora tutto qui. Questi qui sono i cassetti, per ora perché ne ho ordinati altri. Iniziamo dal primer, ho deciso di posizionare qui perché è molto grande. Vicino anche il fondotinta, mentre queste due le voglio mettere qui. I due contour li vado a posizionare qui, così faccio due e due. Correttore. Vicino correttore a stick. Adesso aumento blush. Questo qui illuminante. Forse sta meglio questo di qua. In questo modo. Altri contour. Adesso passiamo all'altro cassetto. Questa qui è una palette, la bellezza, vado a posizionare qui. Altra palette, anche lei stupenda. Gel fissante per le sopracciglia con pettinino. Torniamo a questo cassetto qui, aggiungo la cipria. Forse meglio qui. Seconda cipria rosa. Ma quanto è bella. Non so se metterla così o magari così. Vabbè, io la metto così, poi datemi voi un consiglio nei commenti. C'è ancora tantissimo da sistemare. Io vi aspetto su Instagram per vedere come sta continuando nelle mie storie. E fatemi sapere se volete una parte 2. Sono totalmente innamorata di Siglem. Quindi oggi ci trucchiamo insieme con solo prodotti di Siglem. Iniziamo subito con il primer più virale del momento. Non vedo l'ora di provarlo, quindi mettiamolo. Guarda quanto dura, mi giuro, è bellissimo. Sto stendendo per bene, ma è qualcosa di meraviglioso. Cioè, ragazzi, vedete quanto appiccica, cioè, sul serio. Vediamo subito questo fondotinta liquido. Questa spugnetta carinissima, sempre di Siglem. Bellissimo. Colorazione super azzeccata. Quindi già questo è un grande passo. Super coprente, ma non troppo, nel senso pesante. Quindi adoro questa cosa. Adesso aggiungiamo questo qui, il correttore di una stick. Questo qui è davvero stupendo, infatti chi conosce bene i miei get ready with me sa che io lo uso da una vita. Guardate qui quanto è bello. Adesso andiamo a fare il contour. Io di solito uso quello lì in stick, non questo qui liquido, però andiamolo a provare. Amo, cioè lo amo proprio troppo. Adesso mettiamo il mio blush preferito, cioè è il più bello di sempre. È stupendo, raga, non so se notate quanto è bello. Adesso sono super emozionata di provare questo mascara qui. Ha due pannelli, uno per allungare e uno per il volume. Andiamo prima ad allungare. Cioè, guardate la differenza. Prossimo step, gel per le sopracciglia.
Adesso aggiungo cipria e poi vado a fare gli occhi. Spettacolare, veramente. Sono tutti colori nudi. Siamo giunti al termine, quindi illuminiamo. Guardate il mio naso quanto luccica. Per le labbra aggiungo questo qui della nuovissima collezione. Vedete quanto è bello? È spettacolare. Fissiamo il tutto con questo fissante di Shein, super bello anche il packaging. Ok, questo qui è il trucco finito. Fatemi sapere cosa ne pensate.